Siamo con Stefano Pompili, direttore generale di Veratour, uno dei tour operator italiani specializzati nel settore dei villaggi. Stefano, qual è lo stato di salute del turismo? Io direi netta ripresa. Abbiamo assistito a un 2013 difficile, ma con i primi segnali di ripresa. Se non fosse stato per l'Egitto, che ha avuto un sostanziale calo, avremmo assistito probabilmente a un anno di transizione, chissà, con qualche numero in positivo. Voi siete presenti in BIT con la programmazione per la stagione 2014, ci sono novità? Novità, abbiamo le sette novità, le sette sorelle come le abbiamo definite, un'iniziativa importante ad Aqaba in Giordania dove apriamo il primo Vera Resort, stiamo bissando sull'Egitto, sul Mar Rosso dove ci presentiamo con il nuovo villaggio Vera Club Reef, un villaggio ormai conosciuto al mercato italiano. Apriamo in Grecia due bellissime strutture, una a Naxos e una a Santorini. Santorini è il primo club italiano, 50 camere spettacolari sul mare, su una delle più belle spiagge dell'isola. E poi tante novità e una novità di brand, Vera Resort, che inauguriamo quest'anno. È una linea di prodotto che va parallelamente, cammina parallelamente rispetto a Vera Club e che sarà probabilmente la novità numero uno del 2014. La sensazione che hai dopo due giorni di lavori di BIT, quest'anno sarà un anno migliore dello scorso anno? Ma io per natura sono sempre molto ottimista, ho visto un'ottima fiera, ho visto tanti addetti ai lavori presenti e devo dire che tra agenzie di viaggio, network, compagniere e comunque addetti ai lavori abbiamo assistito a due giorni molto positivi dove si è riuscito a fare dell'ottimo business. E appunto parliamo di agenzie di viaggio, nell'epoca del web il vostro rapporto con la distribuzione com'è? Sempre più forte. Noi da anni abbiamo il nostro claim che è Veratour 100% agenzie di viaggio, su serietà, trasparenza e collaborazione che sono i nostri driver di una collaborazione che ormai esiste da 25 anni. Puntiamo sull'agenzia di viaggio attraverso anche una linea che si chiama Verastore, che vede le principali agenzie di viaggio italiane che sono oggi i nostri partner, pertanto sempre di più Veratour 100% agenzie di viaggio. E a chi preferisce la crociera oggi in luogo del villaggio, che cosa diciamo? Ma diciamo fate voi le giuste valutazioni, sono due possibilità di vacanza diverse, io credo che possiamo tranquillamente dividerci il mercato tra villaggisti e crocieristi.